Berlusconi ha lasciato una cifra da urlo per Marta Fascina, l'indiscrezione social. Si è celebrato ieri, mercoledì 14 giugno 2023, il funerale di Silvio Berlusconi in Duomo a Milano. In questi giorni non si fa che parlare del cavaliere, ed è ancora accesa la discussione a proposito dell'enorme eredità dell'ex premier. Come verrà suddiviso l'immenso patrimonio? E cosa rimarrà a Marta Fascina? Come noto, i due non si sono sposati veramente, lo scorso anno hanno celebrato un matrimonio simbolico, pertanto alla compagna del fondatore di Forza Italia potrebbe non spettare nulla. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe emersa una novità sulle ultime volontà di Berlusconi che riguardano Marta Fascina. Secondo l'indiscrezione lanciata da Milano Finanza, Marta Fascina potrebbe ricevere una cifra che si aggirerebbe sui 100 milioni, il mantenimento della residenza nella villa di Arcore e un'altra proprietà immobiliare, con l'esclusione da Fininvest. La ricca società di Berlusconi infatti verrà spartita equamente tra i figli del cavaliere, mentre Mediaset resterà sotto la guida dei figli maggiori. Pier Silvio infatti è già amministratore delegato. Se Berlusconi avesse voluto, avrebbe potuto comprendere anche Marta Fascina nel testamento, ma non in altro modo visto che i due non sono sposati legalmente. Il testamento potrà aprire le porte della successione alla compagna. Si parla da ieri di una ultima modifica al testamento fatta prima del penultimo ricovero al San Raffaele. Parliamo di una cifra che si attesterebbe intorno ai 4 miliardi di euro, sommando azioni, immobili ed escludendo opere e beni non registrati. Una cifra enorme che sembra passerà sotto il controllo dei 5 figli del cavaliere. A Marta Fascina resterà un'eredità cospicua, se le indiscrezioni si rivelassero fondate. Iscriviti al canale e attiva la campanella.